così. Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta, buona settimana. Oggi parliamo di cultura, parliamo di scienza e parliamo di medicina. La nostra prima ospite è la professoressa Gabriella Valera del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università, territorio mio, per dire la verità, io vengo da là, quando si chiamava Lettere. Tra l'altro è un po' triste, no, professoressa, per amor di Dio, che in via dell'università non ci sia più niente di È universitario. vero, è Questo vero, è vero, è molto è un triste. po' Si stanno strano. costituendo questi vari spazi, che sono anche spazi No, belli alcuni, niente però da dire da questo effettivamente punto. che Passare di sia venuto là, meno. storia dell'arte, un'abitazione, eccetera, è un po' così. La professoressa è anche direttrice del Centro Internazionale, lo Di dica lei, studi professoressa. e documentazione per la cultura giovanile. Difatti, noi parliamo con la professoressa della seconda edizione, che parte dopodomani, mercoledì, la seconda edizione del corso di formazione Giovani, Cultura e Istituzioni per aspiranti, c'è scritto, manager culturali. Sì. Intanto chiariamo, professoressa, manager culturali che cosa Sì, significa? questa è una, mi dicono tutti, beh, usiamo dei termini che siano a scopo giornalistico, Ah, ho utili, che facciano capito. impressione dal punto di vista giornalistico. E io proprio, tra l'altro, il tema di Ah, beh, quest'anno sì, è sarà vero, è vero. l'informazione, quindi siamo proprio là. Io non sono sempre d'accordo su questi termini, comunque manager, tutti sanno chi è un manager. In realtà il significato primo della parola è gestire. Il manager deve gestire, quindi già se lo diciamo in italiano comincia ad assumere una sfumatura un po' diversa. Cosa significa fare il manager culturale? Significa gestire i processi culturali. Allora, i processi culturali si gestiscono in diversi modi, in diversi luoghi, attraverso relazioni reciproche fra diverse professionalità e quindi cominciamo ad esserci perché le professionalità diverse che sono coinvolte vanno dall'amministratore pubblico che si occupa di determinate cose, dal giornalista che dà l'informazione, dal ricercatore che fa ricerca e quindi contribuisce a formare determinati contenuti, a tutti coloro che sono impegnati poi nell'organizzazione concreta, nella comunicazione, nella formazione dei programmi. Ecco, c'è una cosa sulla quale volevo discutere con lei prima di incominciare a parlare poi anche del programma, del corso e di tutto quanto. Cioè, voglio dire, quando si parla in genere di... vediamola così, dai. Allora, quando si parla appunto di chi esce dalle facoltà umanistiche, no? Forse un retaggio vecchio, però insomma, si pensa appunto che il percorso sia quasi obbligato, no? Nel senso o hai l'insegnamento oppure punto, per dire la verità. Negli ultimi anni ho visto anche, intervistando parecchie persone che magari, non so, lavorano, che so, all'area di ricerca piuttosto che da altre parti, viene fuori sempre di più la possibilità, per un numero non elevatissimo, è logico, di laureati in materie umanistiche, di trovare delle strade leggermente diverse da quelle cui avrebbero potuto essere indirizzati, diciamo, 10-15 anni fa. E sempre più, anche per esempio il rettore, quando ne parla, sempre più si sottolinea anche la possibilità di fare ricerca, magari, o comunque la necessità di dare un maggiore spazio, una maggiore visibilità alla ricerca che viene fatta a livello umanistico. Forse usciamo un po' No, no, ne dall'argomento, usciamo però. affatto, anzi, entriamo proprio nel tema del nostro lavoro e quindi ne cogliamo proprio il significato profondo. Sì, è assolutamente vero, naturalmente anche io con tutti i progetti che realizzo finisco col dare lavoro a tutta una serie di giovani che vengono fuori dalle facoltà umanistiche ma si sono lanciati a fare i giornalisti freelance, gli organizzatori, eccetera. E questo è una necessità per la nostra società in cui la cultura diventa sempre più, anche qui, linguaggio giornalistico usato e abusato, impresa. Io Sì. dico pratica, perché
La cultura è una pratica, è una pratica. Noi abbiamo pratiche culturali che coinvolgono in un intreccio di relazioni reciproche, appunto, come si diceva prima, una serie di professionalità che devono saper dialogare tra di loro. Questo è il significato più profondo delle discipline cosiddette umanistiche, e quello a cui anche la ricerca che si mette in gioco, porta. E dirò che persino l'insegnamento va ormai pensato in modo diverso. Noi siamo non solo in un mondo che ci chiede di adattare le nostre capacità di insegnamento agli strumenti nuovi che ci sono. Io dico sempre con grande felicità, che i giovani, che io incontro e a cui do, tutto i miei saperi, saranno più bravi di me. E lo dico Sì, con grande ho felicità capito quello che intende, perché perché hanno a disposizione. hanno a disposizione gli strumenti diversi, quindi avranno delle possibilità, come io d'altra parte ho superato alcune mie Sì. maestre. Però mi perdoni se... Naturalmente mi faccia finire perché è ancora più particolare quello che voglio dire. Quindi non c'è solamente questo, ma c'è un'altra cosa, che sempre più si parla dei processi di educazione informale, cioè quelli che avvengono al di fuori della scuola e con cui bisogna interagire. Sempre di più si parla di educazione informale, di dialogo strutturato, quindi di rapporto con le Però istituzioni. come si intercetta l'istituzione, mettiamola così, come intercetta questa educazione informale? Se poi è giusto che la intercetti, perché magari potrebbe anche proseguire per un binario parallelo. Allora, è chiaro che noi ci troviamo nel mezzo di un grande cambiamento e quindi dobbiamo trovare le formule. Il corso è anche questo, non a caso si chiama Giovani, Cultura, Istituzioni, dove le istituzioni possono essere, che so, la regione, eccetera, possono essere le istituzioni scolastiche e universitarie, cioè tutto quello che in qualche modo è normalizzato, cioè ha un suo indirizzo preciso. Ecco, io penso che per il momento credo che ci debba essere da un lato una capacità di procedere in parallelo e dall'altro lato dei momenti di grande confronto. In parallelo perché? Perché è indubbio che le discipline hanno delle loro regole, le specializzazioni hanno delle loro regole, le tecniche hanno delle loro regole. Però poi è altrettanto indubbio che tutto questo entra in un movimento di reciproca fecondazione, come si suol dire, contaminazione, che deve essere frutto di grande comprensione reciproca, di grande scambio di linguaggi. I linguaggi sono qualcosa di estremamente sofisticato, estremamente così scivoloso, perché possono creare grandissimi equivoci. Quando io ho proposto il tema e ho parlato di sfera pubblica, mi sono trovata di fronte persone che avevano inteso immediatamente come sfera pubblica l'insieme delle istituzioni, altre che avevano subito pensato all'opinione pubblica. Per me era quasi ovvio che sfera pubblica fosse un'altra cosa rispetto all'opinione pubblica, molto di più, e che fosse altra cosa rispetto all'insieme delle istituzioni pubbliche. Quindi è proprio vero che noi veniamo dalle specializzazioni, e le specializzazioni ci hanno dato tanto e continueranno a darci molto, e però nello stesso tempo noi abbiamo anche bisogno di confrontare i nostri linguaggi, di metterci insieme, perché sempre più le pratiche culturali, quelle poi che avvengono sul territorio, quelle che coinvolgono tutti i soggetti pensanti, e debbono sempre di più coinvolgere tutti, rimescolano le Mi carte. pare di capire anche che questo è un momento quindi particolarmente, diciamo così, importante e anche, volevo utilizzare un aggettivo, è anche curioso, no? Perché non è che si parta quasi da zero. Però voglio dire, dovendo ripensare un pochettino tutte le cose cui lei ha accennato, diciamo fertile, dai, invece Fertile, al sì, posto di curioso, perché rende fertile. forse meglio l'idea
delle opportunità che poi possono venire fuori. È anche curioso, era interessante, sì, perché effettivamente da proprio un'epoca curiosa, no? Curiosa, sì, nel senso che è strana, ma è anche curiosa, cioè ha la capacità di farsi prendere da molte curiosità. E io vorrei sempre, io faccio parte della giuria di un premio di divulgazione scientifica e sostengo sempre l'idea che divulgare non significa soltanto andare incontro alle curiosità del pubblico o di un audience, mi suol dire, o di chi è del lettore, ma divulgare significa anche qualche volta far capire che nel semplice c'è il complesso. Non solo che nel complesso il complesso può diventare semplice, ma al contrario. E quindi ecco, questo è il grande movimento nel quale noi ci troviamo. E certamente il nostro è un tempo tragico per tanti versi, e però è un tempo grandioso per altri versi. Mi incuriosiva, poi dopo arriviamo mi incuriosiva una frase che lei ha detto, prima e sulla quale rifletto spesso e ove posso faccio riflettere anche gli ospiti, no? Lei ha detto chi i giovani, insomma, che studiano adesso hanno a disposizione molti strumenti e quindi supereranno me nella... Purtroppo non tutti. Però mi chiedo in realtà questo, voglio dire, gli strumenti che, diciamo così, la mia generazione aveva a disposizione non erano molto dissimili agli strumenti che la sua generazione aveva a disposizione, e molto probabilmente gli strumenti che la sua generazione aveva a disposizione non erano a loro volta molto dissimili dagli strumenti che aveva a disposizione la generazione immediatamente precedente. Voglio dire, mi pare di capire che negli ultimi, io non direi nemmeno 15, ma negli ultimi 10 anni sia cambiato tutto. Io ricordo che quando i miei colleghi di storia dell'arte dovevano preparare le tesi di laurea, si procedeva con i cartoni, si analizzavano cartoline, poi in fin dei conti che il professor Josefi preparava, ed era anche bello, per dire la verità, un suo fascino. Quando io preparavo la mia tesi di laurea in storia del cinema 26 anni fa, io per parecchi film sono dovuto andare a memoria perché non c'era la possibilità di reperirli in home video o in, figuriamoci, in rete, eccetera. Da 10 anni a questa parte si è modificato tutto, voglio dire, mettendo come una riga fra le generazioni, no? Prima della rete, dopo la rete. Questo è affascinante per certi aspetti. Questo è affascinante, sicuramente affascinante. C'è stata un'accelerazione, indubbiamente. Io non so quanto a lungo durerà esponenzialmente questa accelerazione. Non so prevedere, non so vedere. Quello che mi pare di vedere è che questa accelerazione, che ha grandissimi pregi, ha anche qualche difetto, perché appunto occorre poi fermarsi anche a creare i giusti livelli di approfondimento. Ecco perché io ho fondato un centro studi per la cultura giovanile, ma continuo a sostenere la grande importanza del confronto intergenerazionale, sì, tra diverse generazioni di studiosi. E cerco di creare anche a livello di questi corsi di formazione proprio un confronto paritario, ma paritario veramente, nel senso che tutti si mettono in gioco in questa grande dimensione trasversale di persone che vengono da discipline molto diverse. Se scorriamo poi un po' il programma ce ne renderemo conto. E da discipline molto diverse e anche da esperienze di lavoro molto diverse, da età molto diverse, quindi di conseguenza esperienze di lavoro molto diverse, formazioni. È chiaro che io vado a confrontarmi con i più giovani portando appunto i miei saperi, i miei saperi formali. Infatti io
interagisco sempre, discuto sempre con questi più giovani su questo tema dell'educazione informale. Cosa significa informale? Perché le argomentazioni hanno una forma, ecco l'informazione. Magari adesso passiamo proprio al tema corso perché... di quest'anno, altrimenti... No, ma è bello divagare, ma andiamo sul... Che poi, insomma, divagare... Penso che anche i telespettatori abbiano... No, ma divagare per modo di dire, perché insomma sempre da quello... Allora, si parte dopo domani, due giorni e mezzo, quanto dura? Mercoledì pomeriggio, giovedì e venerdì, due giorni e mezzo, quindi questi giovani che vengono qui da molte università italiane, anche c'è qualcuno che lavora già al Consiglio d'Europa, insomma sono ragazzi anche già professionisti, alcuni hanno due lauree, quindi e anche questo è molto interessante, cioè che trovino interesse a partecipare giovani che hanno già una formazione molto, molto ampia, sì. Molto... C'è qualche laureando, qualche postdoc, ma insomma sono tutti ragazzi che hanno già una certa esperienza di studio forte alle spalle, ragazzi che hanno viaggiato, che sono passati per diversi master. Questo è un altro discorso. Quindi abbiamo il tema, come si diceva, è informazione, comunicare la sfera pubblica. Il nucleo forte è che proprio l'informazione non dà solamente notizie, non ha solo quel compito, crede di avere forse quel compito, ma in realtà l'informazione mette in circolazione linguaggi, mette in circolazione o li recepisce, recepisce linguaggi che sono in circolazione. Quindi l'informazione, io ho detto presentando questo corso, è qualcosa che, come diceva John Brockman, che è un grande divulgatore scientifico, contiene il DNA dei processi sociali, culturali, perché contiene codici sì, che possono naturalmente essere modificati, come anche il DNA genetico. Lei diceva giustamente l'informazione, mettiamola così, informa, no? Forma. Sì, forma, si informa e si forma nel momento stesso in cui forma, insomma. In cui accoglie, nel momento in cui voi riproponete il linguaggio che io propongo all'interno del mio, in qualche modo recepite un linguaggio. Però deve esserci la collaborazione da parte... Ecco allora perché abbiamo usato questo sottotitolo, comunicare, quindi c'è tutto il tema della comunicazione, come, quando, attraverso quali strumenti, la sfera pubblica, che è nello stesso tempo l'oggetto che viene comunicato, ma è anche referente della comunicazione. Sì. E quindi è a sua volta anche poi dà l'input. Qua semanticamente... Io sono sfera pubblica in questo momento. Qua semanticamente potremmo andare avanti... Ecco. Però forse i telespettatori non hanno così dimestichezza con queste cose. Io in questo momento sono sfera pubblica, cioè rappresento la sfera pubblica. E quindi do a voi la mia informazione e voi la Si potrebbe anche dire addirittura che tutto ciò che, mettiamola così, tutto ciò che viene informato, che non è bello da sentire, mi rendo conto, però tutto ciò che viene informato diventa sfera pubblica. Diventa sfera pubblica. Quindi c'è questo grande tema della sfera pubblica, che è che è il luogo dove le pratiche culturali agiscono attraverso i soggetti che si impegnano, tra l'altro, dove si rimescolano tutti i vecchi parametri di pubblico, privato. Tra l'altro, proprio per tornare a quello di cui discutevamo all'inizio, no? Tra gli ospiti, i relatori, voglio dire, ci sono differenti campi di provenienza e differenti aree di interesse, insomma, diciamo. E questo sia nel primo panel, quello di mercoledì pomeriggio, è tutto pubblico, quindi si può andare, si può partecipare. Anzi, sarà un bene che ci sia pubblico. E nel panel di mercoledì pomeriggio abbiamo invitato un grande un
grande divulgatore scientifico che è il professor Scandolo. Scandolo dell'ICTP. Dell'ICTP, che è un fisico, quindi ha una specializzazione molto precisa, però ha un compito molto importante perché sostiene progetti di formazione in vari paesi, dove è importante anche coinvolgere le istituzioni a che facciano finanziamenti nella ricerca e nella formazione, quindi soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Ecco, poi abbiamo invitato della Sissa, il professor Balli che è di Media Lab, quindi qui ci sarà invece proprio la tematica della comunicazione, di come si fa a comunicare e ad informare comunicando e a comunicare informando, quindi dando questa forma forte sempre. E poi abbiamo un rappresentante dei giovani imprenditori di Confindustria. Allora Confindustria sono i privati, ma ormai l'impresa privata non abbia responsabilità pubbliche, non sia all'interno di un discorso pubblico per vari motivi. E quindi abbiamo tutte queste personalità che ci daranno il loro messaggio, la loro impronta, quindi sono persone molto diverse che sono tutte importanti all'interno di questo discorso che noi faremo. E poi all'interno dei panel invece, in cui ci saranno i giovani che presenteranno le loro relazioni con il discussant, anche qui abbiamo giovani che vengono da filosofia e quindi faranno un discorso squisitamente, tra virgolette, io dico sempre tra virgolette, teorico sul linguaggio, perché io penso che la teoria sia sempre una forma di pratica, no? Quindi, sì, beh, alla fine è un modo di mettersi in relazione con gli altri, sì, la teoria, sì. Non è liberuriano, se uno fa teoria argomenta e quindi si mette in relazione con gli altri. Quindi, e poi invece ci sono giovani che parleranno, che hanno esperienze di dialogo strutturato, quindi a livello europeo. E poi c'è un giovane che invece fa parte del Comitato Giovanile UNESCO e quindi parlerà del comunicare la guerra, ma in un modo molto particolare, perché lui dice parlare delle distruzioni dei siti archeologici o delle, significa comunicare la guerra in un modo particolare, comunicare la pace, comunicare quello che significherebbe invece non permettere questo tipo. Ed è molto interessante, guardi, questo, perché si ricollega con tutto il tema degli interventi umanitari. Si dice l'intervento umanità non è una comunità perché non ha memoria. Questa è la memoria dell'umanità, la memoria culturale. Quindi è molto interessante. Poi c'è chi invece parla di come si fa storia, quindi come si comunica la storia, come si mette in forma la narrazione storica. Quindi tutte anche queste... Anche qua, ha detto, come si mette in forma. Ma la anche qua storica, sì, certo. Gli appuntamenti sono, professoressa, se non mi sbaglio, in Androna Campo Marzio? Allora, no, non è in Androna Campo Marzio. Allora, il mercoledì pomeriggio tutti gli appuntamenti sono nell'aula magna di Via Econ, dell'edificio di Via Econ. Ah, in Via Economo, sì. Okay, sì. Tranne il giovedì mattina, che invece siamo nell'aula B di Via Baciocchi. Ah, ok, ok. Quindi, è un periodo tenso di lezioni e quindi abbiamo trovato queste aule libere. Forse in zona comunque, università, eccetera. Dipartimento di studi umani. Volevo chiudere con una domanda che è un po' che non c'entra con l'argomento, ma mi sembra che una volta quando noi ci siamo visti abbiamo parlato anche di libri e di traduzioni, se non mi sbaglio. No? Io sto leggendo una nuova versione di Moby Dick, che è un po' una mia bestia nera, ma del resto Moby Dick bestia nera non è male, mi rendo conto, ma del resto Moby Dick deve essere una bestia nera, se no non avrebbe senso. Nel retro di copertina c'è una frase che mi ha colpito, dice: ogni nuova traduzione deve andare contro le traduzioni precedenti. È esatta come esatta, nel senso, è condivisibile come contro, forse contro, non so, però certamente è diversa.
Certamente è diversa. Beh, sul tema di traduzione. Beh, Allora, quando, un giorno magari ci vedremo solo per questo. magari perché, allora, diciamo magari che questo corso di formazione, questo centro studi in realtà eredita, perché così facciamo capire anche perché c'è questo dialogo tra noi, eredita e porta avanti e collabora con tutta una grande attività che io sto portando avanti sul territorio, con un'associazione, col Forum Mondiale dei Giovani di Diritto di Dialogo e anche nell'ambito appunto dei linguaggi letterari. E quindi c'è Sì, è questo vero. tema. Lo riprenderemo a marzo, perché io Ah, boh. naturalmente porto avanti tutti questi Allora discorsi ci continuamente, il vediamo a concorso marzo. Castello di Duino, il Forum Mondiale dei Giovani. Anzi, devo dire, questo corso si svolge poi con il sostegno della regione all'interno di questo grande progetto per la cultura Allora ci vediamo e giovanile. parliamo proprio Quindi io spero di tanto, primo, che il traduzione. corso abbia grande successo e che i giovani che verranno se ne vadano con un bel Ma bagaglio certamente, di insomma, stimoli perché culturali molto forti, di continuare a dare appunto queste informazioni al nostro pubblico e questo di far crescere questo grande movimento culturale in cui siamo immersi, proprio forse a contrastare questa tragicità del nostro di quello che mondo, stiamo di vivendo. quello che Io stiamo ringrazio la professoressa Gabriella Valera e ci diamo già un appuntamento a marzo vivendo. A marzo per sì, possiamo approfondire il continuare. discorso di traduzione che è bellissimo. Grazie ancora, davvero buon lavoro in questi giorni. Dopo la pubblicità cambiamo argomento e parliamo di ICOS ERIC. Non vi dico di che cosa si tratta.